Casa con finestre ad arco. Non ci sono le zanzariere. Devo ristrutturare e dovrò sostituire i serramenti. Come posso fare per installare le zanzariere sulle nuove finestre? Sono Paolo Mazzini e se mi segui in questo video proverò a darti alcune alternative per risolvere questo problema. Infatti, questo caso capita molto spesso nelle zone dove ci sono molti insetti, come la Bassa Lombardia e l'Emilia, zone in cui opero abitualmente con la mia ditta Mazzini Serramenti. Questa situazione capita spesso quando si tratta di ristrutturare magari delle case d'epoca che hanno appunto queste finestre ad arco e ovviamente non erano dotate di zanzariere, perché magari sono state concepite nei primi del Novecento oppure anche più tardi. Il problema si presenta perché qualsiasi zanzariera che trovo a installare, che sia essa movimentazione verticale o movimentazione orizzontale, ha bisogno di avvolgersi su un rullo che deve essere rettilineo, non può avere la forma di un arco, così come le guide di scorrimento a quale scorre la zanzariera laterale non può essere ad arco, quindi si presenta un problema nel caso io debba seguire l'andamento centinato appunto di una muratura in una finestra, in una porta finestra ad arco. Ok, ma arriviamo al succo del discorso. Quali sono questi modi di installare le zanzariere se abbiamo una finestra ad arco che non è dotata di zanzariere? Io ho individuato 4 modi, poi se tu magari ne conosci altri puoi scrivermi nei commenti che poi magari lo vedremo di analizzare il caso in uno dei prossimi video. Il primo che ho individuato, quello più semplice, consiste nel costruire una zanzariera fissa che ha la stessa forma e dimensioni della luce architettonica e installarla nel vano murario, nella luce architettonica. Quindi ci ritroveremo una zanzariera fissa che riprende la forma centinata del vano murario. Sicuramente è la soluzione più semplice e può andar bene nell'eventualità in cui la finestra non sia dotata di oscuranti esterni. Questo perché se io vado a montare una zanzariera fissa mi sarà impossibile aprire e chiudere gli oscuranti, che siano persiane oppure scuri. L'unico modo di risolvere questa situazione sarebbe quello di dotare di motori elettrici gli scuri in modo tale da non dover agire manualmente per aprire o chiuderli. Questa è una soluzione estremamente semplice e fattibile e che non richiede opere murarie, però come hai visto ha diversi svantaggi. Il secondo modo che ti vado a descrivere consiste nell'installare una zanzariera avvolgibile e mettere il cassonetto, se si tratta di una zanzariera verticale, oppure la guida di scorrimento superiore se si tratta di una zanzariera a scorrimento laterale, far corrispondere appunto questa parte rettilinea alla base dell'arco in muratura. Ci troveremo una zanzariera che non va a ricoprire l'intera luce architettonica. Dovremo andare a creare un tamponamento fisso fatto con una zanzariera se abbiamo, diciamo, un arco abbastanza alto, oppure fatto con un profilo cieco in legno o alluminio, che appunto va a chiudere la parte che non è ricoperta dalla zanzariera avvolgibile. In questo caso possiamo avere comunque la possibilità di aprire e chiudere la zanzariera e quindi poter manovrare gli scuri esterni. Anche in questo caso è una soluzione che non richiede particolari opere murarie, quindi è una soluzione relativamente poco costosa. Diciamo i maggiori contro, si tratta di un contro estetico. Dall'interno vedrò la parte orizzontale superiore della zanzariera e dall'esterno vedrò questo traverso che comunque probabilmente non è molto bello esteticamente. È anche una soluzione che mi fa perdere un briciolo di luce, perché tutti i profili alluminio che servono per contenere la zanzariera hanno una certa sezione, di conseguenza non saranno proprio così belli da vedere, però in alcuni casi appunto è la soluzione più vantaggiosa. Una variante potrebbe essere, visto che devo sostituire le finestre e nel caso abbia comunque dei serramenti dove la freccia dell'arco sia molto alta, quella freccia che è l'altezza dell'arco sia molto alta, quindi l'arco descrive quello che è presso poco un semicerchio, in questo caso posso pensare magari di adottare nuove finestre che abbiano le ante squadrate e un sopraluce fisso d'arco. In questo modo, nella parte orizzontale che serve da fare da battuta per le ante inferiore e da sede per il vetro
del sopralluce superiore, del lunotto superiore. Nella parte esterna possiamo andare a fissare tutti i meccanismi necessari al funzionamento della nostra zanzariera. In questo modo dall'interno noi non vediamo più la zanzariera, mentre dall'esterno, se scegliamo una zanzariera di un colore molto simile al serramento, questa potrebbe nascondersi. Di conseguenza, dal punto di vista estetico, avremo sicuramente un risultato migliore. Le prossime soluzioni che ti andrò a descrivere invece richiedono delle opere murarie. Queste sono effettuabili solo nel caso la ristrutturazione sia molto importante e solo nel caso appunto che vado a modificare proprio i vani murari, perché capita a volte che l'arco abbia delle importanti funzioni strutturali. Quindi è molto importante che ci sia un'analisi fatta da un tecnico prima di adottare questo tipo di soluzione. Il terzo modo è quello appunto di, ovviamente, togliere la vecchia finestra, modificare la muratura superiore, l'arco superiore, in modo tale da installare un fascio telaio che abbia un profilo centinato esterno che ci dà la nostra linea ad arco della luce architettonica e un profilo centinato interno che permette di avere la sede centinata per il nostro serramento. Però tra i due, diciamo, tra la parte esterna e l'altra parte interna, dovremo avere una sede rettangolare nel quale noi andiamo a nascondere il nostro profilo rettilineo della zanzariera. Questa è la soluzione più raffinata, ma che richiede più lavori di muratura. È preferibile nel caso di nuova costruzione, o almeno che si decida di, comunque, nell'ambito della ristrutturazione, di spostare delle finestre, cosa che però magari in un palazzo storico non è fattibile, perché vado a cambiare quello che è la proporzione poi della facciata. Quarto caso è una soluzione ibrida tra le due. Consiste nel, ovviamente, togliere il vecchio serramento, andare a riquadrare, a creare uno spazio rettangolare dove c'era la sede del vecchio serramento. In questo modo, in questo spazio, posso andare a installare la mia zanzariera. Dopodiché io andrò a installare una finestra che andrò, diciamo, ad appoggiare contro la sede della zanzariera. Dal lato esterno mi ritroverò un vano d'arco. Il lato interno ci sarà un vano rettangolare dove avremo una finestra con un telaio rettangolare e avremo una sede della zanzariera che permette appunto di essere alloggiata e di funzionare. Diciamo, dal punto di vista estetico non è la soluzione raffinata. Magari se il tuo fornitore è specializzato in infissi, diciamo, di forme particolari, potrebbe anche crearti un telaio rettangolare, mentre le ante saranno fatte ad arco. Oppure in altri casi si possono creare telaio ed ante ad arco, ma la sede del vetro andiamo a farla in modo tale da alloggiare un vetro centinato. Di conseguenza dall'esterno vedrò appunto il profilo del serramento, il profilo del vetro ad arco, quindi soluzione sicuramente più raffinata. Mentre dalla parte interna, magari giocando opportunamente con dei colori, riuscirò ad avere appunto una situazione gradevole dove vedo il vetro che segue l'andamento della luce architettonica, mentre il serramento sarà appunto di forma rettangolare. Devo sempre stare attento al fatto che devo avere la possibilità di andare appunto a riquadrare, a rompere questa parte della muratura interna in modo tale da poter alloggiare questo nuovo serramento. Questa è una soluzione che possiamo adottare spesso nel caso in cui l'alloggio venga dotato di un cappotto interno, di una controparete. A quel punto lì devo aumentare la profondità della muratura e nello spessore che vado a guadagnare con il cappotto vado a alloggiare il mio serramento quadrato. Quindi, come hai visto, ci sono tanti tipi di soluzioni che possiamo adottare quando la committenza ha l'esigenza di installare un serramento ad arco dotato di zanzariera. Se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un like. Ti ricordo di iscriverti al canale per vedere i prossimi video in cui affronterò problematiche inerenti all'installazione di nuovi serramenti in edifici esistenti. Ora ti saluto, alla prossima!